Ciao a tutti e benvenuti al quarto appuntamento sul corso del linguaggio Basic. Oggi introduciamo i vettori, detti anche array, che sono delle strutture di dati. Vediamo anche il concetto di valore medio, minimo e massimo di una sequenza di numeri. Non da ultimo, il programma è utile per monitorare il rendimento scolastico dei vostri figli e insultarli automaticamente se i voti sono troppo bassi. Ovviamente potete modificare gli insulti con altri a vostro piacimento. Anche il programma che vediamo oggi è compatibile con il Commodore 16, il VIC-20, il Commodore 64 e il 128 e anche con il Commodore PET, digitando il programma tutto in minuscolo. È compatibile con gli emulatori come il VICE e il CCS64 e con i Quick Basic QB64, che consente anche di creare dei file eseguibili in Windows, Linux e Mac. E infine è compatibile anche con il GVBasic del DOS. Iniziamo a studiare vettori. Potete immaginarli come una sequenza di elementi, le variabili, che vengono richiamate da un indice intero. Facciamo una prova con il Commodore 64. Bisogna innanzitutto definire il vettore. Si utilizza il comando dim. I vettori possono essere di diverso tipo. Iniziamo a definire un vettore di tre stringhe. Immettiamo la prima stringa all'indice 0, la seconda stringa all'indice 1 e infine la terza stringa all'indice 2. Proviamo a richiamare i singoli elementi del vettore. Non è possibile richiamare elementi con indice superiore a quanto abbiamo dichiarato con il comando dim. Viene visualizzato un errore. L'indice può anche essere una variabile. Assegnando ad esempio il valore 1 alla variabile i, possiamo richiamare l'elemento corrispondente del vettore. E lo stesso accade assegnando il valore 2. Quando il vettore è stato dichiarato con il comando dim, non è possibile dichiararlo una seconda volta. Altri tipi di BASIC supportano il ridimensionamento o la cancellazione dei vettori, ma il Commodore 64 non ha questi comandi. Nel programma di esempio, che studieremo tra poco, non useremo i vettori di tipo stringa, ma useremo quelli di tipo numerico a virgola mobile. Bene, carichiamo il programma di esempio. Lo trovate se seguite il link in descrizione. Se non avete l'interfaccia tipo USD2IEC con Full Flash, potete digitarlo. Nelle prime tre righe di programma, la 10, la 20 e la 30, troviamo l'istruzione REM. È utile per includere dei commenti. Abbiamo già analizzato questa istruzione nella prima puntata del corso. Le righe 50 e 60 contengono le istruzioni print e input, anche di queste ne abbiamo già parlato. Relativamente a input, già consente di scrivere a monitor la domanda da porre all'utente. Purtroppo, se la domanda supera la larghezza del monitor, l'istruzione input non riesce a emettere dati correttamente. Per questo divido la domanda con un'istruzione print e poi la input. Ovviamente mi baso sulla larghezza del monitor più piccolo, quello del Commodore VIC-20, che è di soli 22 caratteri. Viene chiesto all'utente di indicare il numero dei voti di cui calcolare la media, il valore massimo e il valore minimo. Il numero dei voti viene immesso nella variabile numerica NV. L'istruzione 70 controlla che la variabile sia nei limiti imposti al programma. Infatti, in questo programma possiamo elaborare al massimo 20 voti. Inoltre, non è possibile indicare meno di un voto. Quando il numero dei voti è fuori dai limiti, viene riformulata la domanda presente nella riga 50, aggiungendo RI prima della richiesta. Viene scritto monitor RI digita al posto di digita. La riga 80 specifica che il programma richiede l'inserimento dei voti dell'alunno. E finalmente arriviamo alla riga 90. Definiamo il vettore V di variabili numeriche. Viene creato un vettore di 20 elementi più 1, l'elemento 0, che però non usiamo. Dalla riga 100 alla riga 150 c'è il ciclo for, forCV, nextCV, già visto nella puntata 3 del corso. Vengono richiesti in sequenza tutti i voti dell'alunno. Ogni voto è inserito all'indice CV del vettore V. Il numero di voti che il programma chiede di digitare è stato immesso in precedenza nella variabile NV. Anche qui c'è un controllo sui voti immessi. Qualora un voto fosse inferiore a 0 o superiore a 10, il programma chiede di digitarlo nuovamente. Inoltre, nella riga 140, viene richiamata la riga 400, che consente di scrivere, dopo ogni voto, un commento o un insulto, se il voto fosse negativo. Abbiamo già parlato delle istruzioni GoSub e Return, che consentono di spostare temporaneamente l'esecuzione del programma. Il voto digitato e inserito dapprima nel vettore V all'indice CV viene copiato nella variabile G.
Sulla variabile g, che rappresenta il voto inserito, il programma effettua delle valutazioni. Se il voto è minore o uguale a 2, c'è poco da dire, l'insulto è pesante. Se il voto è maggiore di 2 e anche minore o uguale a 4, anche qui parte un insulto. Sotto al 6 il programma suggerisce di ripassare e tra 6 e 8 non dice nulla. Tra 8 e 10 escluso c'è un bel complimento e con il 10 c'è ancora un complimento migliore. Tramite l'istruzione return, il programma ritorna al ciclo for cv next cv per richiedere l'immissione del voto successivo. Terminato l'inserimento di tutti gli nv voti, l'array v è pieno dall'indice 1 all'indice nv. Dalla riga 200 alla 270 vengono effettuati tutti i calcoli. Per calcolare la media, dobbiamo dapprima definire una variabile somma, che chiamiamo sm. Vengono sommati tutti gli nv voti dell'array tramite un secondo ciclo for cv next cv. Dopo aver sommato tutti i voti, la media ME viene calcolata dividendo la somma SM dei voti per il numero dei voti stessi, NV. Il divisore NV deve ovviamente essere maggiore di 0, e questo l'abbiamo controllato all'inizio del programma, alla riga 70. Relativamente al valore massimo, si calcola in questo modo. Dapprima viene definita la variabile MA, che rappresenta il valore massimo, e viene assegnato il valore del primo voto emesso. Ciascun voto presente nel vettore viene confrontato con la variabile MA, e solo se il valore del voto presente all'indice CV del vettore è superiore al valore della variabile MA, quest'ultima ne prende il valore. Alla fine del ciclo, la variabile MA conterrà il valore massimo presente nell'array dei voti V. Un ragionamento simile viene effettuato per calcolare il valore minimo. Si definisce la variabile MI, a cui viene inizialmente assegnato il primo voto. Scansionando tutti gli elementi del vettore dei voti V dal primo all'ultimo NV, quando un voto è inferiore al valore presente nella variabile MI, questa viene sovrascritta con il voto più basso. Alla fine del ciclo, la variabile MI conterrà il valore minimo presente nell'array dei voti V. Come potete notare, imparare l'informatica non significa solamente imparare a memoria i comandi da impartire al computer. In realtà, bisogna padroneggiare la logica di funzionamento del programma e quindi gli algoritmi che lo compongono. Dopo aver calcolato i dati che ci interessano, e cioè la media ME dei voti, il voto massimo MA e il voto minimo MI, il programma procede all'esecuzione alla riga 300. La parte del programma compresa tra la riga 300 e la 370 scrive a monitor i risultati dell'elaborazione. Viene dapprima scritta la media dei voti. Dopo aver scritto la media dei voti, il valore della media ME viene assegnato alla variabile G per consentire al computer di emettere il giudizio quando viene richiamata la riga 400. Poi scrive a monitor il voto massimo e il giudizio esso relativo. Infine scrive il voto minimo, assieme al suo giudizio. Con la riga 380 si arriva all'istruzione END che termina il programma. Bene, possiamo provare il programma con il Commodore 16. Leo digita dapprima il numero dei voti che vuole inserire e poi li digita ad uno. Per ogni voto che inserisce, il computer emette il suo giudizio. Se un voto è fuori limite, il computer chiede di digitarlo nuovamente. Ah, in realtà Leo non ha preso brutti voti a scuola. E ricordatevi che bisogna digitare il punto al posto della virgola decimale. Terminato l'inserimento dei voti, ecco che il computer calcola e scrive la media, il valore massimo e il valore minimo, e emette i giudizi o gli insulti. Spero che anche questa puntata vi sia stata utile. Per essere avvisati quando usciranno altri tutorial, recensioni e le successive puntate del corso sul Basic, vi suggerisco di iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.